Se vi state domandando cosa è successo ad androidworld.it, questo è il video che ve lo spiegherà. Benvenuti a tutti gli amici di androidworld.it E Mobile World. e Mobile World, questo è. E Smart World. E Smart World. Questo è il giorno in cui il nostro sito internet e i nuovi siti internet si rinnovano completamente, quindi vi spiegheremo in questo video che cosa è cambiato e cosa c'è di nuovo. Tre nuovi siti per parlare di tre argomenti diversi ma comunque collegati. Abbiamo ovviamente Android World completamente rinnovato nella sua home page. In alto trovate le notizie principali, le ultime recensioni e le schede dei prodotti. E più sotto tutte le nuove notizie ordinate in una impaginazione, se vogliamo, un po' a magazine che speriamo veramente vi piaccia. Continuando a scendere, caricherete via via le nuove news e sul footer non dimenticate che potete passare facilmente a Mobile World e Smart World. Cosa sono? Lo dice direttamente anche il nome. Mobile World si occupa di tutto il mondo mobile che non sia Android, quindi iOS, BlackBerry, Windows Phone e tutti gli altri sistemi operativi per smartphone e tablet, mentre Smart World è un grande contenitore che raccoglie veramente un po' tutto. Tutto ciò che c'è di tecnologico, tutto ciò che c'è di futuristico, tutto ciò che potrebbe stuzzicare la vostra curiosità. I tre siti sono stati costruiti praticamente con lo stesso template, in modo che sia facilissimo abituarsi e passare in maniera agevole da uno all'altra. Attenzione perché quando siete su Smart World, su Android World o su Mobile World e vedete il bollino di uno degli altri tre siti, significa che quella notizia proviene da uno degli altri tre. Una volta che avrete aperto le notizie, troverete ovviamente intestata la prima immagine principale. Scorrendo verso il basso, apparirà nella barra in alto la possibilità di condividere sui social network il vostro articolo, un tasto che vi permette di aprire una lista di articoli correlati e suggeriti. Scorrendo ovviamente ancora verso il basso, troverete la sezione dei commenti, troverete le schede dei vari prodotti, se vi sono prodotti all'interno della news e attenzione, continuando a scorrere ancora, verranno caricate nuove notizie, così che non dobbiate più fare avanti e indietro oppure fare caccia di notizie, perché le notizie appariranno da sole, apparendo dal basso verso l'alto. Nelle recensioni trovate poi un box finale totalmente rinnovato, in cui ovviamente è presente il voto finale, il giudizio finale e i soliti amatissimi pro e contro. Non dimenticatevi poi della sezione schede, che adesso racchiude quello che prima era il Trova Android, schede che sono presenti sia su Android World che su Mobile World, per coprire veramente la gamma completa di tutti i dispositivi mobili. Potrete filtrarle in base a vari criteri di ricerca, in base alle caratteristiche, in base al produttore, e soprattutto potrete confrontare con il nostro nuovo sistema di confronto due dispositivi tra di loro. Tramite un pratico overlay potrete passare facilmente da uno all'altro in un lampo e vedere, grazie alla pratica grafica che evidenzia sotto quali sono le caratteristiche migliori di uno smartphone, di un tablet o di quello che preferite. I più affezionati di voi troveranno nel forum una grandissima sorpresa, mentre chi invece non l'aveva mai scoperto potrebbe adesso trovare ora un motivo per farlo. Una grafica completamente rinnovata, moderna e adesso in linea con il nostro sito. Speriamo che tutte queste novità vi piacciono, ma sappiate che questo è solo un inizio. Ci sono tantissime cose su cui stiamo lavorando che non sono riuscite a entrare in questo primo rilascio, quindi continuate a seguirci e grazie ancora. Un saluto da Emanuele Cisotti e Nicola Ligas per Android World, Smart World e Mobile World.it.